Purtroppo nella notte di Halloween sono successi questi fatti estremamente sgradevoli e brutti per la nostra comunità. Sono entrati dei ragazzi nella scuola di Piandiscò e hanno appunto rovinato anche le aule di tecnologia, insomma facendo anche dei danni molto, molto ingenti. Quindi questo fatto, noi, siccome non è la prima volta che avviene un fatto del genere, bisogna necessariamente prendere dei provvedimenti perché non è accettabile che avvengano questi fatti nel nostro territorio, per cui bisogna in qualche modo prendere delle misure di contenimento e quindi installare anche dei dispositivi di videosorveglianza, delle videocamere per in qualche modo cercare di dissuadere che questi fatti avvengano nel futuro, perché insomma è veramente, veramente inaccettabile. Un luogo importante come la scuola non può essere oggetto di questi episodi. Questo aspetto ci fa anche focalizzare sull'importanza della videosorveglianza del territorio, in particolare perché anche nel periodo estivo si sono verificati anche dei furti nelle abitazioni, per cui è nostra intenzione anche installare dei sistemi di videosorveglianza. In particolare sono già state installate due telecamere a Faella, agli ingressi e alle uscite, diciamo, appunto del contesto di Faella. Verranno installate anche tre telecamere a Piandiscò, quindi nelle uscite e nelle entrate del comune di Piandiscò, e poi chiaramente anche a Castelfranco quando si troveranno delle risorse. Quindi il nostro obiettivo è di rendere un po' tutto il nostro comune chiaramente videosorvegliato, perché è importante, insomma, che i cittadini si sentano sicuri anche nelle proprie abitazioni, perché questo è per noi di fondamentale importanza. Verrà fatta poi una centrale che sarà proprio nella sede dei vigili per poter avere il quadro di tutte le operazioni, e poi sarà in collegamento con le forze dell'ordine, e quindi ecco, per avere anche una situazione integrata per poter intervenire tempestivamente quando ci saranno eventuali problemi da questo punto di vista.